Allora, abbiamo fatto l'intervento prima di Riccioni, che era uno scrittore bibliotecario, quindi avevamo questi due angoli del nostro poligono per ritornare alla metà della Sesslandia, che era la biblioteca della legalità, e rimaniamo sui bibliotecari per affrontare un tema particolare. Sebastiano Miccoli è bibliotecario dell'Università di Torino, della biblioteca di giurisprudenza, economia, eccetera, e ci affronterà il tema particolare, che è quello della legal literacy, quindi sicuramente all'interno del nostro percorso. Vi lascio subito la parola così. Grazie a tutti, grazie a Valeria di avermi invitato qui e di avermi dato modo di parlare di legalità e di informazione giuridica. Il focus del mio intervento di oggi è esattamente questo, che direi proprio atomistico, e cioè che cos'è una informazione giuridica, perché possiamo dire che alcuni contenuti sono provvisti di una caratteristica che si chiama giuridicità e perché certi contenuti ci devono, diciamo, sollecitare una certa sensibilità riguardo al rispetto di regole, al vivere questo rispetto di regole, che cosa in queste informazioni ci può, diciamo, sollecitare a deciderci per il rispetto delle regole. Perché il rispetto delle regole non è mai una cosa solo formale, se non c'è una adesione sostanziale a una vita breve. Spero di darvi con questo mio intervento, che sarà abbastanza rapido, quindi un po' a flash perché gli argomenti sono tanti, alcuni fili per tessere esattamente questa trama. Conoscere, comprendere che cosa è giuridico, che cosa è quindi provvisto di un valore che deve sollecitare un atteggiamento di rispetto della legalità, e saperlo valutare, saperlo riconoscere, saperlo comunicare agli altri, cioè interpretarlo anche nella propria vita, così come fanno le due magistrate qui, qui presenti, saperlo proprio rendere nella vita quotidiana. L'espressione che c'è all'inizio di questo intervento, cioè legal literacy, vuol dire esattamente questo, cioè competenza nella literacy è un'espressione, una parola che è entrata nell'uso comune, ma vuol dire semplicemente competenza, insomma, competenza nell'ambito giuridico, nell'ambito del mondo del diritto, che come sappiamo bene certe volte è piuttosto complicato. Partiamo proprio da una parola. Tutti e due gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato l'importanza delle parole. Concordo pienamente, dobbiamo avere una cognizione precisa del linguaggio che utilizziamo, perché solo con questa cognizione precisa riusciamo ad avere una conoscenza distinta, chiara, dei fenomeni che il linguaggio ci vuole comunicare, che anche il linguaggio dei media ci vuole comunicare. Cioè solo con questa conoscenza precisa riusciamo ad avere una riduzione del rumore tremendo populistico e banalizzante che invece ci viene spesso presentato nelle informazioni. Biblioteca della legalità, fattoria della legalità, che cosa significa esattamente legalità? Qui soccorre Norberto Bobbio, queste due frasi sono dal dizionario di politica pubblicato dalla UDE. Bobbio, sempre chiarissimo, dice che legalità si intende, per legalità si intende un attributo, un requisito del potere. E già qui pensiamo al potere mafioso,
sempre potere, ma quale tipo di potere può essere detto legale, quale altro invece no? Per cui si dice che un potere è legale o agisce legalmente o ha il carattere della legalità quando viene esercitato nell'ambito o in conformità delle leggi stabilite o comunque accettate. Come al solito Alberto Bobbio è, diciamo, fulminante nella chiarezza delle sue definizioni, ma qui dentro c'è tutto quello che vuol dire vivere in un ordinamento stabilito da una Costituzione. Legale è un potere che viene esercitato nell'ambito o in conformità di leggi stabilite, a cominciare dalla Costituzione, o comunque accettate, è una parte che riguarda l'istituzione, diciamo, l'esercizio legittimo del potere in comunità come quella di Kobane Calling, insomma, in cui non esistono esattamente delle leggi stabilite, ma esiste una comunità che accetta quelle norme, magari anche non scritte. Qui ci si dice subito che per comprendere che cosa sia legale, che cosa voglia dire, quale sia lo spirito della legalità, bisogna comunque riferirsi ad un sistema di leggi stabilite, cioè ad un apparato normativo in qualche modo. Poi Bobbio continua e dice che usando la distinzione fondamentale tra il momento della produzione e il momento dell'applicazione del diritto, altra parola fondamentale che mi pregherei di tenere presente, una è legge, l'altra è diritto, si può dire che rispetto al primo momento il principio di legalità esprime l'idea della produzione del diritto mediante leggi. È esattamente quello che si diceva prima, e cioè che la Costituzione, le Costituzioni storicamente, l'esercizio cosiddetto legale, diciamo così, del potere tramite una Costituzione, interviene storicamente quando cessa il potere assoluto, e cioè quando non è il sovrano che fa la legge, ma è la sovranità ad essere stabilita dalla legge. Il popolo è sovrano, ma c'è scritto nella legge fondamentale del nostro Stato, non è una decisione arbitraria di qualcuno. Spero di non essere troppo rapido o troppo complesso. Se avete dei dubbi, fermatemi, perché vado, mi rendo conto di andare un po' veloce. E, quindi, è legale il diritto che viene prodotto mediante le leggi, cioè a partire da un consenso della comunità che si dà una Costituzione, sostanzialmente. E questo vuol dire no all'arbitrio, prima di tutto, no alla disuguaglianza, no al fatto che qualche comunità all'interno, qualche gruppo all'interno della comunità sociale possa avere un trattamento diverso dall'altro. E rispetto al secondo momento, cioè al secondo momento dell'applicazione del diritto, l'idea di legalità qui è quella che viene espressa dall'idea che il diritto viene applicato secondo le leggi, prodotto mediante le leggi, applicato secondo le leggi, non al di fuori della legge. Lì, prima c'era nel video che abbiamo visto sulla fattoria della legalità, il diritto, la legge è uguale per tutti. È scritto nelle nostre aule di giustizia. E quindi ciò che è legale è ciò che è prodotto mediante una legge riconosciuta da un ordinamento, in Italia lo possiamo dire costituzionale, emesso da un potere costituzionalmente legittimato, ed è legale ciò che è prodotto, diciamo,
diciamo, ciò che è realizzato applicando quelle leggi. Se ci si interroga su cosa voglio dire, e qui veniamo alla, a quello che cerchiamo di fare qui, e anche alla legal literacy, alla competenza giuridica, se ci si interroga su cosa voglia dire essere educati alla legalità, e a questo punto, visto che legalità vuol dire quello, dobbiamo dire che una parte della risposta è: essere educati alla legalità vuol dire saper riconoscere che cosa sia diritto e che cosa no. Siamo sempre nell'ambito delle due parole fondamentali. Cosa è diritto? Non dico giusto, perché il tema della giustizia è un tema enormemente più complesso, ma restiamo all'ambito giuridico, esattamente, che cosa sia diritto e che cosa no, cosa possa essere considerato legge e che cosa no. E qui mi è venuto subito in mente una cosa che a un certo livello di età può essere anche seducente, e cioè i codici di comportamento dei gruppi, il gruppetto dei bulli, il gruppetto dei, della squadra di calcio X piuttosto che il gruppetto della squadra di calcio Y, hanno tutti delle regole. Lasciamo perdere le cupole mafiose, eccetera, hanno tutti delle regole. Al loro interno queste regole vengono percepite come leggi stringenti. Chi sgarra, schiatta, diciamo, chi sgarra quelle leggi muore. Quindi anche lì ci sono degli apparati che hanno la presunzione di essere detti, di essere riconosciuti come normativi, ma non sono diritto, perché non sono provenienti dal potere legittimamente costituito, sono criminali perché non sono legali, e non sono legali perché non vengono da quella catena lì. Ecco, già se, dal mio punto di vista, già se a i nostri interlocutori, ragazzi o studenti universitari, riusciamo a far capire che esiste questa differenza, gli mettiamo un piccolo seme per fargli capire che cosa può essere considerato giuridico, diritto, e che cosa invece no, non può essere considerato un diritto. E gli diamo anche una piccola spinta a interrogarsi sul tema della giustizia, di che cosa possa essere giusto per una comunità o no. Tutto questo vuol dire saper valutare, comunicare e applicare questi contenuti di giuridicità e legalità, e questa vuol dire legal literacy, e questo è anche il motivo per cui qua davanti vi trovate un bibliotecario di una biblioteca giuridica. Perché, e qui inserisco un altro filo, un altro elemento della trama, perché per riconoscere, valutare, comunicare, applicare i temi della legalità, del diritto e anche della giustizia, è necessario conoscere i documenti che sono quelli in cui vengono riportati i testi che stabiliscono che cosa sia giuridico, legale, eccetera. E questi testi, che formano nel tempo una lunga storia, che è, qualcuno dice, il vanto della cultura, uno dei vanti della cultura occidentale, questi testi sono conservati nelle biblioteche, quindi con tutta la trama di relazioni che nelle biblioteche stesse vengono ricostruite. Vado diritto in biblioteca, è un'espressione un po' scherzosa, ma intendevo dire esattamente che se ho un problema che riguarda una informazione giuridica, uno dei punti, uno dei luoghi in cui posso cercare di risolvere questo problema è la biblioteca. Ci vado diritto, non solo nel senso
del sostantivo, ma anche nel senso dell'avverbio. Vado lì e lì posso trovare qualcosa che mi può dare l'informazione che cerco. Allora, vabbè, questa è una presentazione che era un po' più ampia di quello che riuscirò a, a dire oggi, però voglio darvene appunto soltanto alcuni strazi. Per dare una informazione corretta nel campo del diritto, per far capire ai ragazzi che cosa sia diritto, che cosa non lo sia, eccetera, è utile capire anche che lingua sto parlando. Cioè, se io dico che una cosa si deve fare e un'altra cosa non si deve fare, che tipo di linguaggio sto utilizzando? Non venire a scuola con scalzo, mi viene in mente questo. Non devi venire a scuola scalzo, ma perché? Che tipo di linguaggio è quello del diritto? Tradizionalmente, sempre con Umberto Bobbio ci viene in soccorso, ci dice che il linguaggio giuridico ha una propria peculiarità, perché è un linguaggio della legge. Se non capiamo il linguaggio della legge, come facciamo a capire che cosa significa legalità? Il linguaggio della legge, il linguaggio del diritto, è un linguaggio che non è espressivo, non è un linguaggio poetico, non è descrittivo, così come è il linguaggio della scienza. La bottiglietta contiene 50 centilitri d'acqua, descrivo. Il morbido azzurro del liquido imprigionato, non sto descrivendo niente, ma sto, diciamo, esprimendo una mia sensazione sollecitata da questo oggetto, quindi sto utilizzando un linguaggio, appunto, posso dire, poetico. Ma se dico che il PET, cioè la plastica di questo oggetto, deve essere priva di ftalati, per esempio, no, non sto più usando né un linguaggio emotivo, né un linguaggio descrittivo, ma sto dicendo delle cose che sono state stabilite da una norma. Ed è una bottiglietta d'acqua, pensate quante cose si potrebbero dire a proposito di una bottiglietta d'acqua, così come il residuo fisso, eccetera, tutte le cose che sono scritte. Comunque, il linguaggio giuridico, quello che interessa appunto i temi della legalità, è un linguaggio prescrittivo che dice: è vietato fare qualche cosa, io non ci posso mettere dentro lì dell'acqua di rubinetto e venderla come acqua minerale. Mi dice: posso fare qualcosa, oppure mi dice che devo fare qualche cosa. Quindi non devo, posso, oppure devo, sono obbligato. E da qui discende tutta la catena delle informazioni giuridiche, di tutte quelle cose che riguardano appunto l'essere legale o illegale: prescrizioni, definizioni legislative, norme procedurali. La bottiglietta d'acqua deve essere costruita ad una temperatura di, la plastica deve essere pressata ad una temperatura di X. Sicuramente esistono delle norme procedurali su queste cose qui. Deve contenere acqua detta minerale secondo certe norme. L'acqua è definita minerale da una legge. Ecco, quindi è tutto quanto fa parte appunto di un linguaggio che indica prescrizione. Ma di linguaggi che indicano prescrizione ce ne abbiamo tanti, e questi ragazzi, sono sicuro, i ragazzi delle scuole medie o più in giù, naturalmente anche dei licei, sicuramente potrebbero dire: ma non desiderare la donna d'altri, non devi desiderare la donna d'altri o l'uomo d'altri, insomma, e non, come
commettere atti impuri, eccetera. Ma anche quella è una prescrizione, ma è una prescrizione giuridica fino a molti, a non molti anni fa, diciamo un paio prima dell'illuminismo, beh certo le norme religiose potevano essere considerate come coincidenti con le norme giuridiche, ma le norme religiose, i precetti religiosi non sono giuridici, devono essere distinti dai precetti giuridici. Quando diciamo laicità dello Stato, quando diciamo, riportando a questa laicità anche il rispetto e un atteggiamento che possiamo dire legale, è utile conoscere il discrimine tra precetto, norma religiosa e norma giuridica. La norma religiosa, non onora il padre e la madre, è diverso da, appunto da dire una qualsiasi espressione appunto giuridica. Così come ci sono gli imperativi della morale, anche quelli sono normativi. Tratta ogni uomo come se fosse un fine e mai come soltanto come un mezzo. Questa è la norma dell'imperativo categorico di Kant. Dice devi, ma non è giuridica. Così come le prescrizioni sanitarie, non si deve assumere un certo farmaco in una gravidanza. Cos'è che fa la differenza e che quindi è tipico del diritto rispetto a questa prescrittività, differenziandola da queste altre sfere? I dibattiti sono stati molto ampi, la filosofia del diritto ha davvero dibattuto molto a lungo su questi argomenti. E, diciamo che la prescrittività del diritto, la giuridicità di una informazione, stanno nel fatto che esprimono un dovere, devi fare, puoi fare oppure non devi fare, quindi permessi, divieti e autorizzazioni, rafforzate da una sanzione. Onora il padre e la madre, e se non lo fai, vabbè, se sei uno con una coscienza, come diceva Dostoevsky, cauterizzata, cioè nel senso di... come la cotenna di un maiale, se coscienza sensibile a queste cose non ti succede niente. Non onoro mio padre e mia madre, non credo neppure ad un'autorità ultraterrena post mortem eccetera eccetera, non c'è nessuna sanzione. Autorità, diciamo così, morale, tratta ogni uomo secondo l'imperativo di Kant, secondo come se fosse un fine, mai come se fosse soltanto un mezzo, è una prescrizione che non è rafforzata da una sanzione, se non dal tribunale della coscienza, ma ci risiamo, è un foro interiore, un tribunale interiore che se io non voglio ascoltare, nessuno mi può limitare in nessun punto. No, la norma giuridica è prescrittiva, il diritto dice devi, non devi, puoi, rafforzando questa affermazione con una sanzione. E la sanzione deve essere combinata da un'autorità esterna, perché se fosse un'autorità interiore, interna, non avrebbe quella forza, quel vigore, e deve essere qualcosa che è attinente alla sfera della libertà personale o dei beni materiali. Se non lo fai ti tolgo la libertà, se non lo fai ti multo, ti tolgo qualcosa dei tuoi beni. Andiamo avanti. Il diritto
e questo anche credo che sia molto utile farlo capire ai ragazzi, il diritto non è niente di astratto, forse è proprio la cosa più concreta con la quale abbiamo a che fare da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera. L'informazione giuridica, il diritto, i problemi della legalità sono dovunque e coinvolgono tutti gli aspetti del nostro vivere associati, dall'ancestrale più remoto, la colpa è di Adamo, di Eva o del serpente, porca miseria, siamo mortali, mannaggia, a chi dobbiamo questo regalino? È un problema esattamente che fa riferimento al nostro essere umani, insomma. Da quando saliamo su un autobus, non parlate al conducente, ma io non ho fatto niente, ho messo piede su un pullman, è possibile, già mi ritrovo una norma giuridica che mi dice che non devo fare qualcosa? Ebbene sì, questi sono dei divieti che sono sui mezzi di trasporto in Svizzera, ce li ho messi perché sono veramente molto spiritosi, e lì c'è scritto, vuol dire semplicemente vietato fumare, ma quello lì vuol dire vietato disturbare gli altri passeggeri, ma certo trovare uno, insomma, nelle metropolitane si trova, vietato salire con gli scarponi sugli stivali, sulle sedie, vietato entrare senza avere i soldi per pagare il biglietto, questo è il più spiritoso di tutti, vuol dire vietato segare i sedili, è abbastanza curioso. Ma sono creativi. È spiritosi, sono creativi. Però è scritto in tedesco sotto, ma rovinare gli arredi ha strafrettiche conseguenze, cioè ha conseguenze penali. Ci comincia a stare un po' scomodo su quel sedile se lo rovino, perché lì c'è scritto che ha conseguenze penali. Non è che mi fa la multa il controllore. Eccetera eccetera, fino a le norme tecniche che regolano le costruzioni secondo il decreto ministeriale eccetera eccetera, con esattamente le prescrizioni che dicono un pilastro lo devi costruire in questo modo, non puoi metterci, non so se avete visto Crozza ieri sera, non ci puoi mettere il cemento che è fatto con la colla oppure con la sabbia eccetera eccetera, non ce lo puoi mettere perché esistono quelle norme tecniche che ti dicono come devi costruire. Questo è anche mi è venuto in mente anche riguardo agli eventi sismici recenti. La mia collega lavora alla facoltà all'università di Ancona, Silvia, e lì tutti gli ingegneri civili devono conoscere queste norme. Legalità vuol dire anche rispettare appunto queste norme, e sono dappertutto. Ai ragazzi è utile far sapere che quando indossano le scarpe, la suola delle loro scarpe è fatta secondo certe norme tecniche. Hanno il marchio CE, devono avere una caratterizzazione conforme alle norme europee. Il produttore di questi oggetti deve rispettare una sequenza veramente notevole di prescrizioni. E non è un laccio inutile, è una garanzia. Perché se io qui dentro, se non ci fossero tutte quelle norme che vengono bistrattate tutti i giorni sui media, l'Europa ci dice che la mozzarella deve essere fatta solo in quella maniera lì, ma noi la facevamo in un altro modo, quindi l'Europa limita la nostra libertà, eccetera, eccetera. Lì siamo nel campo politico, ne possiamo discutere, ma non è detto che tutte quelle norme lì debbano essere buttate a mare, perché
per adesso sono garanzia del fatto che se mi filo la scarpa non mi prendo un'ustione chimica sotto la pianta del piede e neppure scivolo brutalmente appena viene a piovere. Sono tutti elementi giuridici che regolano tutto il nostro vivere associato, qui dentro così come dappertutto. E i ragazzi, secondo me, è utile che lo sappiano per capire che cosa vuol dire essere, vivere o non vivere in una maniera legale. E dovrebbero anche apprezzare l'enorme sforzo che è fatto da grandi comunità di esperti del diritto che si occupano di queste cose. Dovrebbero anche capire che è la sostanza di queste cose che deve essere garantita, non semplicemente la forma, perché se no arriviamo anche a degli eccessi. Qui sì, possiamo dire che l'informazione giuridica è pervasiva. Ho trovato un volume che riguarda leggi e normative della pesca in apnea, madonna, eppure no, ci sono. Ma così come ci sono trattati, questa volta internazionali, ma sempre su una base giuridica, che regolano lo sfruttamento dello spazio extraterrestre. Andiamo dal profondo dei mari all'alto dei cieli, insomma, davvero. Il problema della legalità può riguardare le questioni più differenti ed è una cosa che dovrebbe entrare proprio per questo nella nostra sensibilità quotidiana. Ecco, questo, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Le norme evolvono, la società evolve, le norme che regolamentano il nostro vivere associato anche evolvono e queste possono essere le deviazioni, ma se uno capisce che lo spirito è quello può correggere le deviazioni. Se uno non capisce che lo spirito è quello non riuscirà mai a correggere le deviazioni degli apparati normativi. Questo è un articolino comparso dopo il terremoto del 24 di agosto e guardate lì, l'ingegner Ruggeri, esasperato dalle demenze burocratiche, aveva contato che nei primi 4 anni dopo la scossa del 6 aprile 2009 erano venute sull'Aquila 5 leggi speciali, 21 direttive del commissario vicario, 25 atti delle strutture di gestione dell'emergenza, 51 atti della struttura tecnica, 152 decreti del commissario e 720 ordinanze del comune. I giudici sanno che di fronte a queste cose certe volte cadono le braccia, perché veramente diventa una giungla all'interno della quale è veramente difficile orientarsi. Beh, ma che facciamo? Non ci orientiamo? Bruciamo tutta la foresta? Oppure ci armiamo di macete e andiamo avanti? Ci armiamo di macete e andiamo avanti? Cioè, cerchiamo di muoverci all'interno di questo insieme, riconoscendo che l'informazione giuridica è un'informazione complessa. Un'altra delle caratteristiche. Mi rivolgo agli educatori soprattutto, perché molte volte sento dire che sì, dai, facciamo una ricerca sui diritti degli immigrati, oppure facciamo una ricerca su qualsiasi altra cosa che possa riguardare un ambito giuridico, e la prima cosa che viene detta spesso, non credo da tutti, ma spesso, è vai a cercare su Google. Il cuore del bibliotecario giuridico si inclina di fronte. Ho letto un'affermazione di uno studioso francese che dice, vabbè, adesso tiro l'acqua al mulino dei bibliotecari, abbiate pazienza, faccio autopromozione, che dice sì, Google vi può dare 100.000 risposte, il bibliotecario vi può dare quella buona. Vabbè, esagerato, non è così, però dà piuttosto bene lo spaccato.
Google va bene, è uno strumento strepitoso, non si sarebbe diffuso su scala globale se non lo fosse. Però è uno strumento anch'esso enormemente complesso e soprattutto ci mette a disposizione dei ragazzi una quantità di informazioni assolutamente non controllate, provenienti dalle fonti più disparate. E badate bene, su Google ci sono, credo che siamo arrivati a 7 miliardi di pagine in tutto. Dire ad un ragazzo, guarda, vai a cercare informazioni su Google, è come dire affacciati alla finestra e chiedilo al primo che passa, oppure vai al bar in piazza e senti che cosa hanno da dire. Cioè, dove lo vai a cercare? Perché lo devi andare a cercare lì? Con quale metodo? Se uno non ha un'indicazione metodologica, e ritorno sempre al fatto della chiarezza delle parole, eccetera, come fa ad arrivare ad un risultato che abbia un significato vero, pregnante? Si perde nel mondo della chiacchiera, si perde nel mondo del rumore, esattamente. E qui mi sono divertito a fare un esempino, e cioè facciamo un esempio e immaginiamo Maria che chiede a Mario di andare a comprarle del tè al negozio. Qui va bene, se il negozio, ritorno sempre alla paesologia, va bene se il negozio è la drogheria sotto casa, ma se il negozio invece è quest'altro, e questa è una piantina del Gran Bazar di Istanbul, cioè 1700 metri quadri, 4000 bottiglie e negozi, e se soprattutto l'offerta di tè è questa, Mario torna a casa e la moglie lo bastona. Scusate, so che sono politicamente scorretto, ma mia moglie non c'è, quindi. Però, a parte lo scherzo, però se io mando qualcuno a cercare delle informazioni e gli dico vai nel Gran Bazar e prendi quello che ti capita di qualsiasi cosa ti venga sotto mano, ma insomma, gli dico delle cose assolutamente, gli do assolutamente delle indicazioni metodologiche assolutamente fuorvianti. Il ruolo che noi abbiamo, e mi ci metto anch'io perché tanto anche in biblioteca diamo informazioni, noi vendiamo informazioni in biblioteca, ed è la merce, una delle merci più sensibili, perché un'informazione sbagliata ti manda fuori strada. Il nostro ruolo è particolarmente sensibile in questo ambito. L'informazione giuridica, torno ad un'altra caratteristica, deve essere, per essere giuridica, l'abbiamo visto con Bobbio, deve provenire da una fonte autorevole, nel senso di provvista dell'autorità necessaria per emanarla. Questo è Fernando Venturini, il bibliotecario della Camera dei Deputati, che dice chi usa la rete ha bisogno, ripeto un po' quello che vi ho detto, ha bisogno di avere informazioni giuridiche preconfezionate ma non complete, eccetera, eccetera, si trova costretto a cercare a caso in una disordinata offerta di contenuti, come ad esempio le voci del portale di Wikipedia. Stiamoci attenti, era solo per dirvi questo, stiamo attenti a indirizzare i ragazzi o chi sia verso queste fonti, perché non gli stiamo dando un metodo buono, lo spingiamo a cercare un po' a caso. Nel nostro ordinamento le norme devono essere prodotte secondo una gerarchia. Vi ho detto che appunto l'informazione giuridica, quello che è diritto, deve essere emesso appunto da una autorità, da un potere provvisto dell'autorità legittimata a farlo, insomma. Le autorità nel nostro ordinamento che sono legittimate a farlo sono la Costituzione e da lì tutto.
tutto il seguito della piramide delle fonti normative. Questa è una struttura classica, insomma. E sono fonti di diritto interno, fonti di diritto esterno. Possono essere anche i regolamenti dell'Unione Europea, le direttive dell'Unione Europea, leggi, eccetera, eccetera, decreti applicativi, regolamenti, usi e consuetudini fino alla giurisprudenza. E dopo vi dico anche perché. In caso di conflitto tra le fonti, il nostro ordinamento dice che prevale quella di livello superiore, una legge regionale non può disapplicare un principio costituzionale, ovviamente, oppure a parità di gerarchia di fonte prevale quella successiva nel tempo. Anche questo bisognerebbe che appunto fosse ben noto a tutti quelli che si occupano di legalità. Vuol dire che se io ho fatto un incidente stradale 10 anni fa, molto probabilmente non erano le norme le stesse rispetto a quelle che devo rispettare sulla strada adesso. Per capire cosa è il diritto, dobbiamo tenere presente la gerarchia dell'informazione giuridica e il fatto che queste informazioni devono essere aggiornate. Sì, gerarchia e aggiornamento delle fonti. Queste fonti di produzione del diritto sono anche fonti di cognizione del diritto. Esistono degli strumenti in Italia, in tutto il mondo, che sono le fonti di cognizione. Dove sta scritto? Che sta scritto sulla Gazzetta Ufficiale, sui bollettini ufficiali delle regioni, e eccetera eccetera. Ci sono delle fonti di cognizione, quella della raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, oppure la raccolta delle sentenze della Corte Costituzionale sulla rivista Giurisprudenza Costituzionale. E legal literacy, competenza giuridica, competenza nell'ambito della legalità, vuol dire anche conoscere le fonti, cioè vuol dire sapere dove posso andare a cercare queste informazioni. Ma le norme non bastano. La norma è, vado veloce, abbiate pazienza, le norme non bastano, la norma è generale, non rubare, no? Se rubi, la sanzione, ti do una pena di, non lo so, cioè, di X giorni con ammenda, eccetera. Ma, classico esempio, la vecchina ruba una mela perché sta morendo di fame, è un caso particolare. I casi particolari non possono essere contemplati dalla norma, perché la norma è generale, appunto. I casi particolari devono essere applicati, la norma generale deve essere applicata al caso particolare, e questo fanno esattamente i giudici. La giurisprudenza è prodotta appunto dai tribunali, è esattamente una parte costitutiva della sfera giuridica. Non posso dire la legge lo dice, anzi poi i tribunali fino alla Cassazione alle volte interpretano in maniera molto diversa le medesime fattispecie. Comunque non posso dire lo dice la legge, quindi è uguale per sempre in tutti i momenti e in tutte le occasioni. La cultura giuridica ha una espressione che mi piace tanto, che dice summum ius summa injuria, cioè l'applicazione massima del diritto è la massima ingiustizia. Perché? Perché la norma è uno dei motivi è perché la norma è generale e il caso singolo è particolare, appunto. Quindi il diritto applicato ciecamente non produce giustizia, produce ingiustizia, esattamente. E quindi per capire che cosa è diritto, che cosa è legale, eccetera, devo anche considerare che cosa ne dicono i tribunali, che cosa ne dicono i giudici, cosa ne dice la giurisprudenza.
E allo stesso modo devo considerare anche che questo mondo giuridico è fatto anche delle interpretazioni che danno gli scienziati del diritto, cioè i giuristi sostanzialmente, e sono i docenti universitari, Zagrebelsky, eccetera. Norme, giurisprudenza e dottrina fanno parte ad ugual titolo della complessità e dell'insieme della norma giuridica. Qui andiamo ad un livello un pochino più elevato, mi rendo conto, però è importante saperlo. L'informazione giuridica, per essere completa, deve essere considerata in tutte e tre queste parti. Dobbiamo sapere che è un'informazione giuridica tripartita, e quindi questa è la sintesi un po' di quello che vi volevo dire. In sintesi, il diritto, l'informazione giuridica, quello che può essere considerato legale, deve avere queste caratteristiche, cioè deve essere un'informazione, un insieme di contenuti prescrittivi, rafforzati da una sanzione pervasiva, perché non la sanzione ma l'informazione è giuridica, rafforzata da una sanzione emessa da un'autorità accertata naturalmente, non dalla sanzione che emette il boss nei confronti di chi ha sgarrato. È una informazione, un insieme pervasivo, ce l'abbiamo dappertutto, è un insieme complesso, è un insieme che ha delle fonti autorevoli, e queste fonti autorevoli non sono neppure fonti singole, ma fanno parte di una gerarchia che deve essere armonizzata. Anche questa è una cosa che bisognerebbe far comprendere. Devono essere armonizzate queste norme. Il viadotto a Lecco non doveva crollare, perché le norme che regolano le strade della provincia devono essere ben calibrate con le norme che regolano le strade gestite dall'ANAS. Non so se avete letto, si dice, ecco appunto. Lì si vede proprio come, ma non è una roba campata per aria, lì c'è stato un conflitto di attribuzioni, c'è stato un conflitto di interpretazioni. Senza toccare un principio di prudenza che è gravissimo. Senza contare un principio di prudenza. Armonia, esattamente. Devono essere armonizzate. Devono essere aggiornate queste informazioni. E qui attenzione, perché non è detto che una norma trovata su internet sia valida anche oggi. E poi tripartita. Calma e gesso e chiedete al bibliotecario. Allora, ci sono anche altre cose che si potrebbero dire, ma il succo del mio intervento oggi finisce qui. Adesso vi do qualche appendice, ma è questo. Il mondo del diritto che sostiene il mondo della legalità, perché ricordatevi che dentro legalità ci sono tre parole: potere, legge e diritto. Potere, legge e diritto. Il mondo del diritto che sostiene tutto questo insieme è fatto di tanti di questi elementi. Le piste per realizzare la legalità sono queste. Le piste per realizzare la legalità sono queste. È utile conoscerle, è utile saperle per poterle comunicare, è utile conoscere anche per saperle apprezzare, perché, ripeto, questa costruzione giuridica è frutto di, ma ci vogliamo mettere dalla caduta dell'impero romano a oggi? Mettiamoci da Giustiniano a oggi.
sono 1500 anni, 1500 anni di cultura giuridica che si realizza in norme che ci consentono di stare oggi qui in santa pace, senza la gente fuori col fucile che ci aspetta o le asce dello squalo al posto della casa, ed è una cultura giuridica che deve essere amata, insomma, apprezzata per quello che ci dà, non venerata, perché la società cambia, quindi le norme cambiano, non dobbiamo stare lì, non è sacra, ecco, questa cultura giuridica qui, però deve essere onorata e rispettata, insomma, perché è quella che appunto ci garantisce di poter vivere in maniera associata e in pace. Il mondo giuridico, mi fermo qui, questo ve la volevo far vedere perché esattamente è una pagina del Corpus Iuris Civilis, un'edizione del 1500, quindi siamo nel XVI secolo, e in questa edizione c'è già, solo in questa pagina, c'è già tutta la complessità che abbiamo visto oggi. Altra cosa, da, secondo me, da far capire ai ragazzi, non è che oggi le cose sono molto complicate e quindi semplifichiamo, bruciamo le catastrofi, Gazzetta Ufficiale, eccetera, come faceva Calderoni, mi ricordo, il ministro della semplificazione, no? Ha bruciato una marea di... vabbè, dovevano essere eliminate, perché, ma è nella dinamica stessa del diritto questa eliminazione, che il diritto cresce, ma non è che noi possiamo bruciare perché oggi è complicato e una volta invece i bei tempi e via dicendo. Nel 1500 uno dei giuristi principali, mi attiro di nuovo le antipatie del pubblico femminile, e uno dei giuristi bibliografi del diritto principale, si chiamava Nevizzano, scrisse un libro che è considerato una delle prime bibliografie giuridiche, che si intitolava Silva Nuptialis, e cioè l'intrico delle norme che regolano il matrimonio, appunto. Esisteva già allora questa complessità, perché la complessità è tipica del mondo giuridico. Non dobbiamo avere paura della complessità in questo caso, non dobbiamo andare lì con l'asce e semplificare e dire sti migranti fuori dalle scatole, perché il nostro paesino, il nostro territorio è roba nostra e noi non vogliamo. Sono affermazioni che semplificano una situazione che invece è giuridicamente, concretamente, politicamente molto più articolata. E allora cosa faccio? Per potare la vigna taglio le viti, non avrò mai più vino, insomma, in questo campo. Devo riconoscere che il paesino, fosse pure più piccolo del mondo, vive in un sistema di norme che lo armonizzano a tutto il resto. Non è mica appunto una situazione marziana, questa complessità è tipica della nostra cultura, cioè è tipica dei nonni, dei bisnonni e dei trisavoli, di chi in quel paesino ci ha sempre abitato. Cosa faccio? Faccio torto a quella tradizione lì? Concretamente, se blocco la strada, faccio torto a quella tradizione lì. Comunque, questa tradizione è ripetuta anche già semplicemente in questa pagina. In mezzo ci sono le norme, intorno ci sono i pareri dei giuristi, di lato ci sono gli indici messi dagli studiosi, le glosse cosiddette, anzi di scoria, come si chiama scoria, di scoria messi al lato della pagina. Non, vedete, non è una pagina sola, queste sono tre pagine messe insieme.
insieme, perché l'informazione giuridica è tripartita, ma era tripartita ed era complessa anche nel XVI secolo. Se oggi riconosciamo un po' anche questa complessità, forse riusciamo ad essere più consapevoli di che cosa voglia dire legalità o non legalità. Mi fermo qui perché ci sarebbe molto altro da dire.